Che bello vederti. Beh, vatti abbracciare. Caro. Come è andato il viaggio? Il viaggio è andato bene, questa che pesa un pochino. Mamma mia, sei una signorinella. E si fa quel che si può. Senti, perché sei vestito così? Non sarai uno di quei preti che vanno in giro senza la tonaca? Senti, zia. A proposito di questo, ti volevo dire, io... Che c'è? Mi ha preso un dolore così forte al cuore. Stai tranquilla, stai tranquilla. Il medico che dice? Il medico mi dice sempre, niente emozioni forti. Stai tranquilla. Grazie, Nino. E la tonaca tua dov'è? E la tonaca? Ce l'ho, c'è una bella tonaca, ma l'ho portata in lavanderia, no? Perché aveva un colore che non me... E ora me la fanno, però c'è stato sciopero dei lavaggi. Ora, tra un poco, mi daranno una bella tonaca. Sono tanto orgogliosa di te, Nino. Sei sempre il mio nipote preferito. Vedrai, staremo tutti benissimo nella tua canonica. Nella mia canonica? Sì. Che io ho la canonica, quindi... Ma tutti, che vuol dire tutti? Una sorpresa! Bambini, venite a dire ciao a Don Nino. Ciao Don Nino pure a voi, belli. Sono carini, me li hanno affidati in Africa. Non ci sono problemi, vero? No, dove mangia uno, mangiano due, anche se loro sono di più. Tanto carini. Ecco. C'è il panettone. Panettone a Natale. Dan. Andiamo? La prendo io. Grazie Nino. Ecco, tutti così, che belli. Ecco qua, così cresci sana e forte. Maresciallo, buongiorno. Maresciallo. No, è che questo ragazzino qua, no? Ragazzino, non vede bene. Penso che sono maresciallo. Ah. Il maresciallo è di fronte, io sono io, Allora, questa è mia zia Luciana, è una suora vera, è venuta qui nella mia canonica. Canonica? Cioè, in che senso? Lei è? Vediamo se lo sai. Lo so, lei è la perpetua. Risposta esatta. Lui è il sacrestano. Risposta esatta. E lei è la piccola trovatella, esatto, che è stata salvata da mio nipote. Sì, trovatella. Sì, l'ho trovato. Cioè, la cercavo e l'ho trovata. E poi l'ho salvata, diciamo così. Don Nino, mi ha detto tutto di voi. Don Nino. Sì, questo bambino deve andare a fare la pipì. No. Sì, devo andare in bagno. C'è il panettone? No, non c'è, fra 3 mesi forse, non lo so. Grazie. Questo bambino è svizzero, proprio a un certo orario deve andare, poi mi spiego tutto. Allora, praticamente, si tratta di questo. Io quando ero bambino volevo fare il prete. Lei? E allora mia zia pensa che io sia prete. Perché non glielo dice? Se lei sa che io non sono prete, mi prende un colpo e muore. Stringendo, insomma, maresciallo, che vuole fare? Vuole fare Don Nino? Sì, praticamente per... Come? Per qualche giorno, proprio. Che? No. Per un paio di giorni ci sistemiamo qua. E dopo a te che facciamo? Lo facciamo svaporare? Non ho capito. Ma non è possibile. Poi con Don Matteo parlo io. Ma dove è Don Matteo? È uscito presto stamattina. Mi raccomando, io sono Don Nino. Sì, pronto, capitano? Va bene, arrivo. Io me ne vado, mi raccomando. Oh, sì. Io sono Don Nino. Vabbè? Abbiamo capito, lei è Don Nino. Grazie infinita. Ciao. Arrivederci. Buongiorno, era ora? Scusi, signor capitano, ho dovuto accompagnare mia zia Sor Luciano in canonica. Andiamo. Sua madre è arrivata? Sì, mia madre, le hanno rimandato il volo per maltempo. Bene. Va bene. No, dico bene che bisogna stare attenti, col maltempo non... Sì, va bene. Hanno sentito delle grida provenire dall'interno di questa fabbrica, dobbiamo andare a controllare. Che
Don Matteo. Chiara, mezzanotte sei tu? Sì. Che succede? Tua madre è stata aggredita. Adesso è ricoverata in ospedale. Vieni, ti portiamo da lei. Chiara, vengo con te. Non serve. Ma niente di praticamente. Ha subito un trauma cranico, ora è in coma. Possiamo solo aspettare. Grazie, ci tengo informati. Certamente. Don Matteo, lei la conosce quella donna? Sì, Greta Mazzanotte. Sì, questo lo sappiamo. Ma che ci faceva lì? Che cosa le hai fatto, eh? Rispondi. Calma. È stato lui. Ha cercato di uccidere mia madre per vendicarsi. Per vendicarsi? Ma che dici? Volevi che non si sapesse, vero? Che non si sapesse cosa? Che lui è mio padre. Non può essere. No, no, no. Mia madre mi aveva detto che era morto dopo la mia nascita. Io lo sapevo che stava mentendo, ma oggi ho scoperto il perché. Mio padre è un prete. E perché tua madre avrebbe fatto questa confessione proprio adesso? Perché l'ho sentita. Ieri sera al telefono ha detto a qualcuno che doveva starmi lontano, che non era più mio padre. E io l'ho costretta a dirmi con chi parlava. E quando l'hai vista l'ultima volta? Stamattina. Lei stava dormendo. Io sono andata da Don Matteo, gli ho detto tutto. E poi lui ha cercato di ucciderla. Che stai dicendo? Chiara, ma che dici? Chiara, queste sono accuse molto gravi, lo sai? Ma è la verità! Per favore, Don Matteo, dica qualcosa, si difenda. Va bene, Chiara, per favore, ci potresti lasciare un attimo soli? Questa è bugiarda. Maresciallo. Che cosa ci faceva in quella fabbrica? Dovevo vedere Greta. Per quale motivo? L'ultima chiamata sul cellulare di Greta è la sua. E lei si trovava sulla scena del delitto. E secondo la dichiarazione di Chiara, lei ha un movente fortissimo. Io glielo devo chiedere. Lei è il padre di Chiara? Per favore, Don Matteo, guardi. No, non ne può fare così lei, eh? E si deve difendere. Fate quello che dovete. Fate quello che dovete. Ma che stiamo facendo? Non è stato lui. Lo so, lo pensiamo anche noi, maresciallo. E allora perché lo stiamo arrestando? Perché tutti gli elementi sono contro di lui. Maresciallo, ci sta anche nascondendo qualcosa, sicuramente. Sì, ma è Don Matteo. E noi siamo carabinieri. Mi dispiace anche per lui. Non possiamo fare niente, non possiamo fare niente. Arrivo subito. E per Ines? Mi ha chiesto consiglio da donne. Ciao, che ci fai qui? Ciao, anch'io sono contento di vederti. Mm-hmm. Allora? Ci vediamo stasera? Mi dai un appuntamento? Non so, sì, ho prenotato un posto carino in centro, se ti va. No. No. Sì. Cioè sì, voglio usciamo insieme. Ti porto io in un posto dove si mangia molto bene. Mm-hmm. Ok. Ok. Va bene. Mm-hmm. Ah, ci vediamo stasera, dai, ti lascio lavorare. Grazie. Ciao. Ciao.